Dunque apriamo questa edizione di TVS Notizie con una comunicazione relativa ai canali di Televalassina. Ieri sera alle 17:48 è giunta in redazione una comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico che ha avvisato la nostra emittente dell'avvio del provvedimento di revoca della numerazione LCN attribuiti lo scorso 24 novembre 2010 alla nostra emittente operante nelle province di Como e di Lecco sugli LCN 110 Televalassina, LCN 290 TVS Extra, LCN 640 TVS Doc, in quanto da controlli avvenuti nei mesi di marzo e aprile i nostri canali risultano non attivi. Ognuno di voi a casa che ci segue sempre con molto affetto può dunque testimoniare che Televalassina è presente e trasmette dallo scorso novembre in digitale su numeri 110, 290, 640, 24 ore su 24. Non è dato a sapere come e in che luogo siano stati effettuati questi controlli da parte dell'Ispettorato Territoriale di Lombardia. Da più di 24 ore inoltre è impossibile poter comunicare con l'Ispettorato Territoriale di Lombardia e con la responsabile del Ministero. Telefoni che suonano a vuoto per ore, fax o recapiti sempre occupati o addirittura inesistenti, indirizzi mail di posta elettronica certificata non funzionanti oppure pieni e dunque nemmeno controllati. Televalassina comunica che nel caso in cui la situazione non si risolva in tempi brevi, porterà la questione nelle sedi opportune. A fronte di enormi sforzi e investimenti avvenuti e che stanno ancora avvenendo per il passaggio al digitale, c'è chi vuole far chiudere le piccole emittenti locali, forse per liberare delle frequenze a favore di emittenti nazionali. Questo provvedimento pare un primo tentativo di raggiungere questo scopo.